Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel canale di Sport. Oggi prima puntata della nuova rubrica Training Spot. Giuseppe oggi ci parlerà del metodo Hatfield. Allora, è un metodo relativamente antico, tra parentesi, diciamo che è nato da Frederick Hatfield, classe 1942, un powerlifter che io, del quale comunque vi invito a leggere la storia perché è molto molto interessante, e basava il suo allenamento sul toccare, se così si può definire, ogni tipo di fibra, allenare ogni tipo di fibra muscolare. Noi sappiamo che a livello fisiologico abbiamo diversi tipi di fibre, abbiamo diversi tipi di metabolismi che danno diversi tipi di risultati. Abbiamo per esempio la classica tecnica del powerlifter, che comunque sono ripetizioni dalle 3 alle 4, 5, 6 massimo, dove comunque si va a toccare un metabolismo più sulla fosfocreatina. Poi abbiamo quello comunque anaerobico lattacido, classico bodybuilding, sono ripetizioni dalle 8 alle 12, e poi c'è quello diciamo aerobico, le fibre rosse, quello che uno dice sì, l'alleno andando a correre o facendo gli sport di resistenza, dove praticamente prendiamo ripetizioni dalle 20 in su. Hatfield decise di mixare tutti questi metodi. La sua parte più pura del metodo consiste nel allenare. Lui veniva chiamato dottor Squat per un semplice motivo, perché aveva un detto: non si può sparare con un cannone da una zattera, cioè potenzia le gambe e crescere anche di sopra. Per questo lui questa tecnica, da lui approvata, anche perché comunque ha preso dottorati anche in questo, era appunto una tecnica che è stata innovativa per l'epoca, ma soprattutto aveva grossi risultati. La tecnica era composta da un numero di 6 serie, ma come veniva strutturato? L'allenamento prevedeva le prime due serie molto pesanti, si parla di serie tra le 3 e le 4 ripetizioni, con carico veramente eccessivo, si inquadra intorno al 90% del massimale, quindi è qualcosa di eccessivo, veramente pesante, con tempi di recupero naturalmente adeguati. Nelle altre due serie, nell'altra coppia di serie, le ripetizioni salivano dalle 10 alle 12. E il carico? Il carico sempre si aggirava intorno al 70-80%. Quindi si scendeva, ma mica tanto. Si scendeva ma mica tanto, perché comunque l'intensità doveva rimanere abbastanza alta della contrazione muscolare. Comunque tu, noi stiamo parlando di persone che erano abituate a grossi carichi di lavoro, infatti il metodo Hatfield non è per i neofiti, diciamo. Assolutamente no, perché è una tecnica che può stancare molto se non saputa fare può dare anche problemi, perché giustamente può stancare, soprattutto nell'ultimo blocco, ok? Nell'ultima coppia di serie, dove praticamente il carico scende anche fino al 40%, in cui le ripetizioni comunque arrivano intorno alle 20-25. Quindi stiamo parlando di carichi e dei volumi molto molto alti. Volendo, questo metodo si può comunque gestire anche diversamente, non su un solo esercizio, anche se è preferibile farlo praticamente sui multiarticolari questi, quindi su esercizi base, quindi come per esempio squat, panca piana, sul deadlift, e vi posso garantire che la stanchezza a fine allenamento ci sarà e sarete veramente annientati. Però volendo si può anche gestire lungo il corso dell'allenamento vero e proprio, quindi partire con il classico esercizio, ok, base, per esempio la panca piana o come lo squat, dove praticamente si inizia a caricare e si eseguono 4 serie da 4-5 ripetizioni, carichi elevati giustamente, intensità diciamo che si attesta comunque intorno al 85-90%. Poi comunque il secondo esercizio si può fare tranquillamente con un complementare, per esempio una spinta su una panca a 30 o per esempio anche una chest press, anche se io dico la verità, le macchine non mi piacciono molto perché... Quindi macchine isotoniche? No. Sì e no, diciamo che in questo caso forse sono ben viste, però io preferisco di più una buona panca con inclinazione a 30 gradi, dei manubri belli pesanti, e se arriva intorno alle 8-10 ripetizioni. Sì, perché comunque ci deve essere alla base poi un autocontrollo anche, no? Chi va a fare l'esercizio deve avere un controllo proprio dell'esecuzione migliore, invece sulla macchina diciamo che sì, perdiamo un po' di...
di autocontrollo, no? Sulla macchina si è legati e si sa che comunque... Si è guidati, ok? Si è guidati, appunto. Non si può sbagliare, mentre invece, diciamo, carico libero... Devi controllare tu il movimento in ogni sua angolazione. E poi comunque, se proprio una macchina la vogliamo inserire o comunque vogliamo andare a fare delle croci alla Poli Ercolino, oppure per esempio utilizzare una Pectoral Machine, questo si può fare con un carico comunque moderatamente basso e le ripetizioni comunque si aggirano sempre intorno alle 20-25. Quindi il metodo Hatfield non è questo il puro è quello che abbiamo detto prima sulle due di forza, due diciamo per il bodybuilding tra virgolette e due di resistenza, però questo qua potrebbe essere un valido sostituto, una nuova metodica per il vostro allenamento. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace sotto, iscrivetevi, attivate la campanellina e buon allenamento da InSport, ciao!